Stiamo provando a rientrare al porto insieme agli altri colleghi, ma hanno bloccato gli accessi. No? Stop. 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 Sì. C'è grande attesa per il primo arrivo di migranti, partiti lunedì al largo di Lampedusa, più di 500 miglia di navigazione per arrivare nei due centri italiani, qui in Albania, a 20 km di distanza l'uno dall'altro. L'hotspot di Chongqing per l'identificazione e il centro di accoglienza di Jader, dove verranno trasferiti i migranti richiedenti asilo, in un settore super blindato delimitato da un reticolato alto 4 metri. Questo è l'hotspot costruito all'interno del porto di Chongqing. 3.500 metri quadri può ospitare fino ad un massimo di 200 persone. A poche centinaia di metri in linea d'aria dal porto inizia il lungomare di Chongqing, una serie di alberghi e ristoranti, ma vediamo che cosa ne pensano residenti e turisti. È d'accordo o no sull'arrivo dei migranti? No, no, crea un problema. Ah, creano problemi. Crea un problema. Va benissimo, non c'è nessun problema. Non mi sembra giusto. È la stessa cosa, perché non li mantengono lì e portarlo indietro ai loro paesi? Perché portarli in Albania? E non so se riescono qua economicamente a riuscire a dare spazio a tutti quanti, anche col lavoro. Che mi importa a me? Il nostro popolo è contento. Bene. Sono loro contenti e anche noi siamo contenti, dai. Grazie. Poverini, anche loro vengono per un motivo. E voi invece cosa pensate? Nein, 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 nein.